Il governo non può arretrare quindi sul Green Pass. Quanto secondo lei, secondo la regione, si è più vicini ad un eventuale obbligo vaccinale? No, ma io non abbiamo dei numeri molto alti in Italia di adesione alla campagna vaccinale. Siamo tra i paesi più alti d'Europa, ricordo. Quindi su questo io terrei una situazione di totale tranquillità. In questo momento le istituzioni hanno l'onere di non accendere focolai. Non dobbiamo creare una lotta fra fazioni, non dobbiamo creare divisioni, dobbiamo creare unità del paese. È quello che dico dall'inizio della pandemia. Cerchiamo di essere uniti capendo le paure di alcune persone, sconfessando quelle paure create da un'informazione oggettivamente fuorviata della realtà con la verità. Io continuo a insistere su questo e mi auguro che prima o poi anche si possa fare una bella campagna informativa che anche smentisca le molte fake news che escono sul vaccino, che sono quelle che oggettivamente stanno impaurendo e creando dei danni enormi.